considerazione che ho fatto è che intanto questo qui aveva degli agganci a Milano, in Lombardia, era stato in contatto con islamici che erano qui a Milano, che erano in Lombardia, quindi c'è un problema ormai frequente di questi, diciamo, fanatici che inneggiano all'ISIS o come in questo caso hanno pubblicazioni dell'ISIS e hanno agganci in Lombardia, a Milano e in Lombardia. Questo vuol dire che qui c'è un problema serio e che quindi è necessario sfoltire un po' i numeri che abbiamo, i numeri più grossi di presenza di musulmani o di stranieri sono a Milano e in Lombardia rispetto a quelli di altre città e di altre regioni del nostro paese, ed evidentemente questi numeri alti portano qui una considerevole presenza di questi filo jihadisti. A Milano ci sono più di 150.000 musulmani, un numero enorme. Non si capisce che cosa ci facciano tutti qui. C'è una presenza di una marea di moschee abusive allocate in specie di scannatoi nei sottoscala, in capannoni abbandonati, in zone dove non ci sono uscite di sicurezza, e quindi c'è un problema serio. Non si può pensare di tenere questa gente a pregare in questa situazione, perché poi in questa situazione nascono disperati, pullano queste moschee di persone che ovviamente predicano la rivolta nei confronti dello Stato, nei confronti di chi li ospita, e hanno un'entratura facile tra i musulmani discorsi di rivolta come quelli che fanno questi predicatori che come ho detto, in Lombardia avevano diversi punti di riferimento.